Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica, quarta del tempo di Pasqua, vi raggiunge dal seminario regionale di Chieti, luogo dove si formano i giovani che saranno i presbiteri, i sacerdoti delle nostre chiese di Abruzzo Molise nei prossimi anni, luogo nel quale anch'io mi sono formato e nel quale per 10 anni ho svolto anche il compito, il ministero del padre spirituale. E ci troviamo di fronte alla cappella che quotidianamente i seminaristi utilizzano per la loro preghiera, chiamata proprio Cappella del Buon Pastore. E potete osservare al mio fianco una statua del Buon Pastore, come vedrete anche una vetrata in cui il Buon Pastore è raffigurato. Il presbitero, infatti, è chiamato ad essere il buon pastore del gregge, il pastore bello del gregge, così come lo è stato Gesù. Questo è il motivo per cui siamo venuti qui, questo è il motivo per cui a conclusione del mio intervento ascolterete anche 2 brevissime testimonianze di 2 seminaristi che vivono nel seminario, uno dei quali è anche della mia stessa diocesi, Rossano, della parrocchia di Sant'Onofrio vicino a Lanciano. Il protagonista di questa quarta domenica è proprio Gesù, buon pastore. Ogni anno si legge un breve brano del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Quest'anno leggiamo proprio l'inizio di questo capitolo, in cui Gesù, prima di definirsi buon pastore, però si definisce porta delle pecore. Gesù si definisce buon pastore, pastore bello e porta delle pecore, perché è necessario lasciarci guidare da lui e passare attraverso di lui se vogliamo trovare il cibo, se vogliamo trovare l'acqua, se vogliamo essere sostenuti nella nostra esistenza, trovare la vita e trovarla in abbondanza. Per questo motivo fa un paragone fra chi è il buon pastore, cioè lui, e chi invece rappresenta la figura del pastore cattivo, del pastore che sfrutta le pecore, del pastore che addirittura arriva perfino a uccidere le pecore. Certo, l'immagine del pastore non è la più attuale, non è la più moderna per le nostre sensibilità, ma nell'antichità l'immagine del pastore era comune, abituale per tutti, e nell'antichità i re della Mesopotamia, del Medio Oriente, l'imperatore dell'Egitto, il faraone,
erano sempre paragonati ai re. Addirittura quando guardiamo le immagini del faraone, noi possiamo vedere nelle sue mani stilizzato il bastone ricurvo, che era proprio il bastone del pastore che conduceva il gregge. Nella Bibbia l'unico buon pastore è Dio. È Dio che guida le sue pecore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Così dice il Salmo 22, che oggi è diventato il Salmo 23. Così dice anche il capitolo 40 del profeta Isaia, quando afferma che Dio tiene stretti al suo petto gli agnellini e conduce pian piano le pecore madri. I re di Israele non sono mai presentati con caratteristiche positive, sia esso Saul, sia esso Davide, siano essi anche gli altri re, nessuno ha caratteristiche positive mai, proprio perché l'unico buon pastore è soltanto Dio. Ma anche le guide spirituali del popolo, spesso e volentieri nell'Antico Testamento, sono presentate in chiave negativa. In modo particolare il capitolo 34 del profeta Ezechiele, il capitolo 23 del profeta Geremia mettono in guardia dai pastori che strumentalizzano le pecore, che prendono le pecore per sfruttare prima il loro latte, poi la loro lana e quindi per mangiare la loro carne, per prendere la loro stessa vita. Ma c'è anche l'invito a questi pastori a convertirsi, a cambiare il loro modo di essere capi, guide del popolo, per adeguarsi all'immagine di Dio, l'unico bel pastore, l'unico pastore buono. Poi il vero pastore sarà il Messia, il vero pastore sarà Gesù. E Gesù mette in guardia da coloro che chiudono le pecore nei recinti. Per questo è importante capire quando Gesù ha parlato di se stesso come pastore bello e dove Gesù ha fatto questo discorso. Il capitolo 10 di Giovanni ci porta all'interno della festa delle capanne, la festa dell'acqua, la festa della luce. Durante questa festa Gesù ha parlato di sé come la sorgente d'acqua viva e della sua capacità di far sgorgare sorgenti d'acqua viva anche dai cuori delle persone che decidono di seguirlo. Durante questa festa Gesù ha detto di sé di essere la luce del mondo e anche di essere in grado di far diventare luce per il mondo ciascuno dei suoi discepoli. Ha detto però anche, durante questa festa, che in mezzo alle persone c'erano coloro che pensavano di vedere, ma che erano ciechi. E lo ha detto proprio dopo aver ridato la vista al cieco nato. Il cieco non ci vedeva, adesso ci vede. Le guide del popolo credevano di vedere, ma non ci vedevano affatto. E proprio per questo Gesù poi parla di sé come il buon pastore e dice delle guide del popolo, degli anziani, dei sacerdoti del tempo, del tempio, degli scribi, dei farisei, che non sono in grado di guidare le pecore e che quelle pecore loro le hanno rinchiuse nel recinto. Quando noi pensiamo al recinto, pensiamo a una staccionata, pensiamo alla stalla dove le pecore possono essere tenute in custodia, mentre invece Gesù non pensava affatto al recinto delle pecore materiali. Pensava al recinto del Tempio, pensava agli atri del Tempio. Infatti l'Evangelista Giovanni utilizza una parola che per ben 177 volte nell'Antico
Testamento viene utilizzata per indicare questi locali del Tempio, proprio quei luoghi in cui le pecore erano state ammassate e costrette, proprio quei luoghi in cui era stata presentata loro una religiosità sbagliata, una religiosità formale, un'immagine di Dio non veritiera, fatta di un Dio che faceva le leggi, i codici e pretendeva l'osservanza di queste leggi diventando giudice implacabile per chi eventualmente non le avesse osservate. Gesù ci dice che è venuto ad aprire le porte di questi recinti. Gesù ci dice che è venuto a dare libertà alle persone che erano state costrette dentro questi recinti. E l'Evangelista utilizza gli stessi verbi utilizzati nel libro dell'Esodo per indicare l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto per arrivare alla terra promessa, lì dove scorre latte e miele. Gesù è venuto a dirci: vi libero da tutte le costrizioni umane, politiche, sociali, religiose e vi do la pienezza della vita, vi do la pienezza della libertà. E la differenza fra il cattivo pastore e il buon pastore è proprio questa: il cattivo pastore prende, il buon pastore dà. Gesù lo sta dicendo per me, lo sta dicendo per tutti i presbiteri che oggi sono messi seriamente in discussione dalla pagina del Vangelo, che dobbiamo essere capaci di dare e di darci agli altri, non di prendere, non semplicemente di avere, ma proprio di donarci e di insegnare al gregge che ci viene affidato a donarsi, ad avere quest'unica logica nella propria vita, perché solo così si giunge alla pienezza della vita. E Gesù ci dice, attraverso questo paragone con il pastore, con le pecore, con il recinto, che chi non passa attraverso la porta è ladro e brigante. Potremmo dire con una battuta: dimmi dove entri e ti dirò chi sei. Se tu entri attraverso la porta, se tu passi attraverso Gesù, sei come Gesù, un pastore buono. Se tu utilizzi altre strade, se tu ti arrampichi, se tu scavalchi per poter arrivare alle pecore, non sei un pastore buono, sei uno che vuole approfittare delle pecore stesse. E Gesù fa uscire queste pecore per donare loro la pienezza della vita, per donare loro la pienezza dell'umanità, per donare loro la pienezza della figliolanza divina. E allora da quali recinti Gesù ci vuole liberare? Credo che ci voglia liberare dal recinto di una religiosità soltanto formale, fatta solo di pratiche di pietà, osservando le quali pensiamo di essere a posto. Credo che ci voglia liberare dal recinto della falsa immagine di Dio, un Dio buono con i buoni, cattivo con i cattivi. Dio è amore, solo amore, vuole bene a tutti i suoi figli, a ciascuna delle sue pecore che conosce e che chiama per nome. Gesù ci vuole liberare dal recinto degli idoli. Se noi viviamo soltanto per il successo, la carriera, il denaro, l'apparenza, noi siamo dentro un recinto, noi non abbiamo la libertà, noi viviamo senza aria. Ci vuole liberare anche dal recinto dei vizi, dal recinto dei peccati, ci vuole liberare dal recinto dei rimorsi. A volte abbiamo sbagliato nella nostra vita, ma noi siamo sempre più del nostro errore, valiamo più dei nostri sbagli. E Gesù è venuto a ridarci una libertà piena. Va in pace, disse alla peccatrice, e non peccare più. Vuole anche liberarci dal recinto dei rancori. Troppe volte siamo schiavi dei rancori degli altri e schiavizziamo gli altri con i nostri rancori. La capacità di dimenticare quello che ci è stato fatto, la capacità di ripartire da capo, la capacità di dare una nuova opportunità,
come fa il Signore con noi è fondamentale. Questo è l'unico modo perché la nostra vita sia piena, perché la nostra vita sia donata in abbondanza. Auguro a me, a tutti i sacerdoti, ai seminaristi che sono in questo seminario e che si preparano a diventare sacerdoti, di essere davvero capace di riproporre nella Chiesa e nel mondo l'immagine di Gesù, l'unico pastore bello, l'unico pastore buono. Come vi avevo preannunciato, vi presento adesso Rossano, della diocesi di Lanciano-Ortona, e Francesco, della diocesi di Sulmona Valva, che frequentano il quinto anno della teologia, che brevemente ci diranno qualcosa della loro esperienza vocazionale. Oggi vi do la mia testimonianza partendo dalle parole che San Paolo rivolge a Timoteo nella sua seconda lettera e che si trovano nel capitolo 1, al versetto 12. So in chi ho posto la mia fiducia, in Gesù Cristo, il vivente, colui che oggi nel Vangelo dice di essere venuto a dare la vita e a darla in abbondanza. Questa vita che mi è stata promessa e che continuo a desiderare, nonostante le mie fragilità, so di non poterla accogliere facendomene solo un'idea di come potrebbe essere. Ma mi rendo conto di dovermi mettere a disposizione ogni giorno, facendo anche ciò che non voglio e provando a capire quali sono i 5 pani e 2 pesci che mi vengono richiesti. In questo modo, nel corso degli anni, ho capito che non sono io a dare agli altri ciò di cui hanno bisogno, ma è la sua grazia che moltiplica tutto. Ed è la grazia di Cristo che sazia ognuno di noi di quel cibo che solo Lui può dare, cioè l'amore. Questo amore mi spinge ad uscire fuori dal recinto delle mie paure, delle mie ansie, e a rendermi conto che Lui, il Cristo, il buon pastore, mi tiene per mano, cammina davanti a me per condurmi verso la meta che è la comunione con Lui. Per descrivere in una parola quella che è la mia vocazione, posso dire che è la nostalgia che Dio ti mette nel cuore e l'ha messa anche a me. E parto dalle parole di Luca 24, il famosissimo Vangelo dei discepoli di Emmaus, quando ai discepoli ardeva il cuore dopo che Gesù aveva spezzato il pane e lo avevano riconosciuto. E posso dire che la vocazione per me è stata un cammino, diciamo come un'opera che il Signore ha voluto fare a 4 mani con me nella mia vita. È come se, lasciandomi questa nostalgia sin da bambino, mi ha chiamato a riconoscerlo nei piccoli segni e nei grandi segni che mi ha dato nella mia vita quotidiana. Nel lavoro della terra, nello stare con gli amici, sì, tutte soddisfazioni, però non c'era quella cosa in più che ti dava la felicità, che la felicità è solamente data dall'incontro con il Signore, dall'incontro con Lui che mi chiama a dargli l'esclusiva del mio cuore. Un po' come quando è quel rumore che tu senti quando torna un genitore, mamma o papà, a casa, non la vedi, però dici è lei, è lui. E quindi io così posso dire è il Signore, come fece Giovanni nell'indicarlo ai discepoli.